assolutamente quante persone no. che navigano in mare e che non possono storia. Essere sbarcate. Lei mi può fare riferimento, per, Salvini, per favore, per scusi, visto che lei si accalora, mi fa l'Europa. Riferimento specifico alla norma del decreto. Professore, mi fa riferimento specifico alla norma del decreto Salvini alla quale fa riferimento? Vergogniamoci! È in grado di indicarmi la norma del decreto Salvini o non in grado? O è in grado soltanto di no. Una alla volta. 50 giorni in mare di naufraghi. Professore, donne, non bambini. Aspetti, Salvini, faccia finire. Allora, ministra. Allora, io vorrei fare presente che il decreto Salvini non attiene a quello che dice il professore, quindi sto in difficoltà a replicare perché, come molti, parlano senza aver letto il decreto. Il comportamento del ministro, che è del ministro di questo governo. Attiene, cosa me ne frega della legge? Una legge che non ha nulla a che fare con la giustizia, è una legge perversa. Lei si rende conto che sta parlando del decreto Salvini del e poi dice che non infatti, le importa? Non la legge. Allora dice il professor Cacciari. Ma cosa vuole che me ne importi di Salvini? È l'Europa, gli sto parlando dell'Europa, cosa vuole che me ne importi di Salvini? Professore, che la vedo adesso, un po' confuso sul decreto Salvini, la vedo un po' confuso. È l'Europa che ci stiamo mangiando. Professore, allora, però un attimo. Così si scatenano, però vede, così si scatenano polemiche. Poi la aspetti, cioè, non Cacciari un attimo. Cioè, gli facciamo fare questa specie allora, di arringa? Io vorrei entrare nel merito della questione. Entriamo nel merito. È vero che non riguarda il decreto sicurezza. Ma si vergogni, l'arringa! Mi risponda! Ma scusi, allora io credo una cosa, che forse il professore non voglia partecipare a un dibattito normale, perché io mi sto limitando a dire che il decreto Salvini ha delle norme, le dobbiamo analizzare, lui evidentemente non ha avuto modo di approfondire il decreto e parla un po' così a caso. Però se lei si altera, non è che improvvisamente i suoi discorsi si riempono di contenuto. No, allora scusate un attimo, allora il professor...